So cresciuto giù in borgata assieme a tanti ragazzini, morti più da una manciata, l'8-10 agli rampini, se giocava a nascondino agli indiani e coi bovi, case fatte con stampino, circoletti e stennitoi. Mi chiamo Antonio Piroli, abito al Trullo dal 1947, non c'era niente al Trullo. Oggi come oggi è diventata non una borgatella come allora, è diventata quasi una cittadina, perciò è un Trullo diverso da quello che ho conosciuto io all'inizio. La poesia è una cosa che mi ha sempre interessato e mi è sempre piaciuta. Vado avanti cercando di farla capire anche a tutti coloro che mi affiancano, amici, parenti e conoscenti. Sono contentissimo di quello che faccio, sono rispettato da tutti per questo. Io come poesia, noi siamo poeti d'origine, io sono da Lumiere, a Lumiere è un paese sopra Civitavecchia. Io, mio figlio, i miei nipoti, anche loro hanno questa inclinazione. Io sono un poetastro. Io vivo la poesia, non scrivo libri, io faccio delle poesie un po' su tutti e su tutto. Quello che mi chiede qualcuno glielo espongo in ottava rima. Io parlo e rimo, qualche volta mi vengono fatte proprio così, dette e fatte, anche qui come mi chiamano il poeta, perché rimo su quello, rimo su quello, rimo su questo. Parlano della famiglia, degli amici, dei matrimoni. Chi cresceva per le strade, chi cresceva all'oratorio, chi finiva a farsi spade, chi dentro al riformatorio. Chi rubava un califfone per rivendere l'anno sfascio e comprasse il metadone, quante vite a scatafascio. La reazione delle persone, innanzitutto le persone che chiedono e che io mi permetto di fare certe cose, sono tutti conoscenti da sempre, amici, parenti, e sono contenti che gli faccio questo tipo di discorso. Sicuramente apprendono che la poesia è importante nella vita. Per quanto mi riguarda la realtà che sta nel quartiere dei poeti del Trullo, è una cosa bellissima. Ci stanno tanti insegnamenti di vita sulla poesia, basterebbe leggerle un po' e metterle insieme e riuscire a capire il significato di due parole anche qui scritte sui muri. E loro descrivono delle cose astratte, delle poesie bellissime, e le mettono scritte sui muri. E quello che è scritto, se voi fate una passeggiata, va capito. C'è un significato su ogni scritta poetica, c'è un significato. È stato piacevole ed è piacevole seguire quello che loro stanno facendo. È una realtà bella, è una realtà che bisognerebbe seguire. Che seguitassero a fare quello che fanno, perché è veramente bello. Un giorno forse qualcuno capirà. Gente autentica, non farsa. Come dei quartieri ricchi, io cercavo una rivalsa nello studio e a Palla Spicchi. Sono cresciuto giù in Borgata. E da sempre ne so fiero, con sti versi l'ho buttata come ricordo mio sincero. Sono un Pascoli, non sono un Carducci, un Leopardi, io sono un semplice ragazzo cresciuto in Borgata e che si esprime in versi molto spesso. Nei giovani ci parlo, perché oggi sappiamo tutti qual è la vita del giovane, è una vita diversa da quella della mia gioventù. A questi giovani io cerco di trasmettergli quello che io ho fatto, quello che io sono stato, quello che io ancora sono. Ma non è facile, è una cosa difficilissima. Sono troppo trasportati da un altro mondo che non è il mio, quello che io che ho cercato di raccontargli e fargli capire. Se loro mi capiscono, qualcuno mi segue, qualcuno mi dice, qualcuno è cambiato pure. Perché tanti giovani non intraprendono un discorso comunitario con questi che si vogliono esprimere sui muri. La poesia deve essere detta, collettiva, ascoltata, capita e portata avanti, se possibile. E vedo c'è gente giovane, mi fa piacere vederla, e gente che si interessa, perché comunque quello che, ripeto, scrivono o dipingono sui muri è positivo. Ed è istruttivo, e tante volte mi ci fermo insieme e gli dico: poeti, artisti, al Trullo non si erano mai visti. Non mi pare di stare dentro a un museo. Il Trullo è visitato più del Colosseo.